Buon pomeriggio, Elios! Buon pomeriggio a te Francesco, buon pomeriggio a tutti quelli che ci ascoltano, ci ascolteranno. Prima puntata di giugno, cioè ne abbiamo già fatte un po', abbiamo scollinato maggio e chi ci ferma più? Buongiorno Francesco, come Ormai stai? l'hai detta bene, scollinata perché secondo me salite con questo caldo riusciamo a farne ben poche, perciò ci aspetta il defaticare, e lo facciamo oggi in questa meravigliosa puntata dove veramente avremo dei consigli fantastici su quello che per me è defaticare con la lettura e con dei libri. Ma questa è una sorpresa, ne parliamo dopo. Sì, libri molto particolari, però come dici te non diciamo nulla, sarà la sorpresa fra 3 o 4 minuti. Grande sorpresa, ce ne abbiamo una invece subito di grande sorpresa, siamo riusciti a recuperare, eccola che arriva, Leone! Ciao Erika! Ciao! Allora, Ciao a tutti! che splendida sala! Cos'è la tua sala da pranzo? Magari. Sono nella sala affreschi della nostra biblioteca. Bellissima. Bello, vedo alle tue spalle un meraviglioso affresco. Ciao Erika, vabbè, finalmente, oh, ma quest'anno ti lasci proprio desiderare. Desiderare. Sì, è una roba pazzesca. Un giorno arrivi, poi due. So che sei presissima, eh? Quest'anno siete veramente presi. Perciò, allora, Elios, chiediamo un po' a Erika, che cosa bolle in pentola. Cosa bolle in pentola? Sì, adesso fa caldo, è arrivata l'estate, ci sono mille iniziative pronte che devono solamente partire, quindi adesso lasciamo la parola alla nostra amica Erika che ci racconta qualche minuto che cosa ci sarà nei prossimi giorni, nel prossimo periodo. A te la parola. Sì, grazie. Allora, abbiamo tantissimi eventi che partono, anzi sono già partiti ieri, ce ne sono veramente tantissimi di ogni tipo, dalla musica alla presentazione di libri, ai maghi, al rilassamento, c'è veramente di tutto. E potete trovare tutti gli eventi sulla nostra pagina Facebook delle Biblioteche Civiche di Sesto San Giovanni. Ci sono tutti gli eventi del mese di giugno per ora. E li trovate anche sul portale del comune, dove c'è il calendario, trovate comunque tutti gli eventi, ma trovate anche la rassegna estiva con tutti gli eventi, che si chiama Aria d'Estate. Quindi, insomma, tantissimi eventi. Il primo che arriva è venerdì 11, che è la musica e l'occhio dell'orecchio con il Giappone contemporaneo. Vedete, io ho già Il tutti bigino. gli eventi vicino. Poi c'è il sabato 12, il medico per forza. Venerdì 14, io sono nessuno. Mi raccomando, che sono quelli più belli. Seguiteli, venite, ricordate che gli eventi sono su prenotazione. Ci si prenota Torniamo in tramite. presenza, ma questa è una cosa meravigliosa, finalmente torniamo a usufruire di servizi culturali in presenza. Questo è Sì, fantastico. esatto. Se pensiamo solo a 2 mesi fa che non sapevamo assolutamente che cosa si sarebbe riuscito a fare in generale, non solo qua in biblioteca, direi proprio che ce la Cosa stiamo facendo. bellissima. Come Sì. dice Erika, ancora con qualche piccolo accorgimento, qualche piccola regola, quindi è su prenotazione, non ci potrà essere troppa gente, ma come avevamo detto anche nell'altra puntata, gli eventi sono talmente tanti che ce n'è per tutti. Dai, Sì, ce n'è per tutti e per tutte le età. dai. Quindi seguiteci tanto, mi raccomando. Lo ricordiamo, Erika, la nostra social media con i suoi post su Facebook della biblioteca di Sesto San Giovanni. Ci avviserà, ci darà sempre l'appuntamento per tutti gli eventi che sono nella nostra villa. Perciò grazie, Erika, per il lavoro eccezionale che fai oramai da tempo. Sì, grazie. Volevo dire solo una cosa. Ricordate che in biblioteca si viene senza prenotazione,
si possono scegliere i libri, non ci si può fermare a consultare, ma abbiamo la sala libri, scusate, la sala giornali dove potete leggere ed è su prenotazione. Abbiamo i computer sempre su prenotazione e abbiamo il giardino a disposizione di tutti gli studenti, anche qui su prenotazione. I tavoli non sono tantissimi, quindi prenotatevi. Dal catalogo web OPAC, cercate Biblioteca Centrale, si apre la pagina, in fondo trovate il nostro bel rettangolino dove fare le prenotazioni, prenotate e Esatto, sì, è venite. stato proprio bene in questi giorni ricominciare a vedere anche i ragazzi a I nostri girarsi amici, sì. per la biblioteca, per il giardino, finalmente sono tornati anche loro. Grazie Erika! Grazie, ci vediamo alla prossima. Un Buona abbraccio! continuazione, ciao ciao! Grazie, Ciao, grazie mille. ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Eccoci qua. Opla! E che faccio io da solo qua? Aspettate un Basta, mi ha attimo. licenziato, mi ha No, liquidato ma così, qua senza neanche avvertirmi. fare regia emoziona un po', poi Biblioboom lo sai, poi oggi le notizie sono state belle, nel senso che riaprire e tornare a anche solo sfiorarsi con uno sguardo non è mica male. Vedo in attesa, Elio, su due ospiti graditissimi. Eh sì, oggi fra parleremo, come avevamo detto prima, di libri abbastanza molto particolari, molto curiosi, molto interessanti. Abbiamo invitato qua con noi a Biblioboom due ospiti amici, Claudio e Francesco. Vediamoli che arrivano. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, grazie per aver accettato Buongiorno. l'invito, Buongiorno. grazie di cuore. Grazie Allora, a voi per l'invito. infatti anch'io vi ringrazio di aver aderito a Biblioboom e sono curioso di far conoscere anche ai nostri ascoltatori più o meno giovani, perché comunque possono leggere tutti questi libri, quindi adesso spiegheremo assieme a voi, lasceremo la parola a voi per spiegare esattamente che cos'è un libro game. Come funziona un po', magari brevemente, la storia dei libri game. Io mi ricordo quando ero un ragazzo, un pischello, che avevo letto il mio primo libro game. Quindi io faccio una cosa, vi faccio presentare da voi, che l'ultima volta avevo fatto qualche gaffe con l'ultima puntata, avevo sbagliato, e quindi questo giro per evitare vi faccio presentare. Beh, però questa cosa la possiamo dire. Abbiamo un editore, abbiamo uno scrittore ospite oggi, perciò Certo, ragazzi, la puntata casa è di editrice quelli importanti a Biblioboom. Librazzi. Ecco qua. E quando prima parlavo, io non so se voi eravate collegati, ma parlavo di azioni defaticante per l'estate. Mi rivolgevo proprio a questi libri che finalmente ci possiamo godere. Senza l'impegno scolastico, senza l'impegno del lavoro, senza l'impegno delle interviste, insomma, tutte quelle cose che di solito sono il libro da un punto di vista non defaticante, ma dal punto di vista impegnativo. Perciò a voi il compito di raccontarcela. Iniziamo con Claudio. Ok, allora io, come avete detto, sono il titolare di Edizioni Librarsi, quindi rappresento questa casa editrice che, dico giusto due cenni, dal 2017 si occupa di pubblicare, ripubblicare i libri game. Come dicevate giustamente, il libro game in realtà nasce negli anni 80 all'incirca. In Italia si diffonde fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. E poi verso il 2000 scompare in qualche modo. Io dal 2017 sono attivo per ripubblicarli e riportarli, serie storiche, quindi quelle che erano già state pubblicate, in chiave rivista ovviamente, con nuove veste grafiche e anche però serie nuove. Francesco, che è qui con noi, infatti è uno degli autori più conosciuti della New Wave, chiamiamola così, del libro game, quindi questo rinascimento che c'è stato. Ma cos'è il libro game esattamente? Francesco, magari ce lo puoi spiegare tu, che sei il massimo esperto nel campo. Buongiorno anche a te, Guarda, Francesco, giusto intanto. proprio in poche parole, diciamo, così anche chi ci segue non ha idea di quale sia l'argomento può capire al volo. Il libro game è un libro che consente al lettore di compiere delle scelte e prendere delle decisioni. Quindi non è un libro che inizia a pagina 1 e finisce a pagina 300 e che leggiamo tutto di seguito.
inglobando quello che è il racconto che ci propone l'autore, ma è un libro in cui a un certo punto troveremo situazioni di questo tipo. Se vuoi bere un bicchiere d'acqua, vai al paragrafo 25, se invece vuoi bere un bicchiere di vino, vai al paragrafo 35. E dovremo scegliere noi a quale dei due paragrafi andare, e ovviamente la storia poi proseguirà di conseguenza rispetto alla scelta che abbiamo compiuto. Questo è proprio lo schema basico del libro game. Quindi l'elemento principale che caratterizza il libro game è l'interattività. Il lettore può interagire sul testo e condizionare la storia facendo in modo che prosegua in una maniera piuttosto che con l'altra e si concluda in un modo piuttosto che in un altro. Ma quindi l'ambientazione è bene o male sul fantasy Allora, questo è l'immaginario, tu Io sono, io, sicuramente. ripeto, sono ancora legato a quelli che leggevo io negli anni 80. Quindi, da bravo lettore degli anni 80, ti ricordi questo, perché effettivamente negli anni 80 i libro game erano quasi esclusivamente per una parte, poi in realtà anche lì c'è stata una certa variazione, però, soprattutto diciamo dall'85 fino all'88, erano quasi tutti fantasy i libro game che uscivano. Perché era una fase in cui quel tipo di argomento tirava molto, c'era un grande proliferare dei giochi di ruolo, si giocava di ruolo, c'erano stati alcuni grandi film sul tema che avevano, a cominciare da Star Wars, che alla fine è fantascienza, ma ha enormi componenti fantasy, che avevano condizionato l'immaginario collettivo, e quindi si andava a produrre in quell'ambito. Se invece andiamo a considerare il libro game più moderno, è ambientato in qualsiasi cosa ti viene in mente. Ci sono veramente libri di tutti i tipi, un'ambientazione che viene in mente c'è, quasi sicuramente c'è un libro che ne parla. Posso fare una domanda ad entrambi, Claudio e Francesco? Francesco scrittore, Claudio comunque promoter, comunque editore di libri. Allora, gli anni 80 non esisteva il coding, perciò noi avevamo, come dire, la possibilità di poter viaggiare e trasformare il nostro percorso all'interno di questi libri. Adesso c'è questa nuova, non è nuova, però c'è questo nuovo modello di intraprendere dei percorsi e cercare di superare degli ostacoli. Chiedo a voi, perché io non ne sono certo, mi sono fatto un'idea, ma quanto c'è di coding all'interno e dei libri game, ma soprattutto per chi li scrive? Ha in mente anche il processo pedagogico del coding all'interno di un libro game? Inizi tu, Claudio. No, no, fai pure tu che sei autore, quindi li concepisci. Allora, l'esempio che hai fatto, secondo me, strizza un po' l'occhio all'escape book, giusto? Cioè il fatto di superare delle prove per andare avanti. Hai pensato a qualcosa del genere? Immagino io. E diciamo che dimmi se hai aggiunto qualcosa. Anche però stavo soprattutto pensando a, come dire, a superare anche a livello emotivo, no? Facendo delle scelte nei percorsi che mi vengono offerti, e secondo me anche quello è uno strumento di coding, non solo quelli che i libri che citavi prima. Diciamo che sempre il discorso è andiamo a definire l'ambito. Se parliamo in senso lato, intervengono dinamiche, tutte le dinamiche che hai citato, nel senso che ci sono libri molto diversi fra loro che propongono sfide di questo tipo, anche piuttosto varie, nel senso che ci sono libri che ti pongono di fronte a delle vere e proprie questioni da risolvere, che possono essere logiche o anche culturali, e se non riesci a superarle non vai avanti. E ci sono invece libri che si pongono come obiettivo principale quello di dare tutti gli strumenti al lettore per procedere. Quindi se tu giochi così come l'autore ha pensato che devi giocare, quindi riesci a in qualche maniera individuare il percorso corretto, anche se non sai assolutamente nulla di nulla di quello di cui si parla, sei in grado di superare le varie problematiche che ti vengono proposte e arrivare in qualche maniera a sviluppare la trama e a conquistare un epilogo vincente. Da questo punto di vista, secondo me, il libro game è molto, molto pedagogico e molto didattico, perché può non solo avvicinare magari a un ragazzo
anche i giovanissimi che non necessariamente devono avere la passione per la lettura, magari si avvicinano per la prima volta alla lettura, può avvicinarlo offrendogli un elemento ludico che sicuramente li affascina e li attira, ma può, se ovviamente ben concepito e ben scritto, può contenere al suo interno tanti elementi che trasmettono informazioni e fanno crescere il ragazzo durante la lettura. Se io ricordo i miei trascorsi da giovane lettore, alla fine degli anni 80 avevo 10-11 anni, ricordo per esempio che c'era una collana che andava abbastanza per la maggiore all'epoca che si intitolava Grecia Antica. Io, acquistando quella collana, appresi tantissimi elementi della mitologia classica che mi piaceva come argomento, ma di cui non ero un profondo conoscitore. Quindi giocando con un libro che all'epoca poi veniva un po' demonizzato, no? Il libro che veniva accostato al videogame, che negli anni 80 non era tanto apprezzato da genitori o insegnanti e via dicendo. Quindi si pensava che chi leggeva il libro game perdesse tempo, per lo più. Però c'erano tantissimi elementi che in maniera forse più usufruibile, più immediata che non leggendo un libro di storia o un libro di mitologia, riuscivano a trasmettere informazioni e a formare il lettore. Da questo punto di vista, secondo me, non solo è assolutamente vero quello che diceva Francesco, ma nei libri moderni, con il fatto che gli autori hanno dei trascorsi lunghissimi di tempi in cui sono stati lettori e giocatori a loro volta, quindi hanno assimilato tutti questi elementi e ci tengono in maniera particolare a riproporli scevri da quelle ingenuità o quelle, diciamo, faciloneria che c'erano nei primissimi libri game, perché come sempre succede quando si sviluppa un genere. I primi tentativi rimangono mitici, ma incappano in qualche errore che poi il tempo aiuta a risolvere. Quindi questi elementi sono stati perfezionati, ampliati, e nei libri, diciamo, della nuova generazione, secondo me, si possono trovare cose impensabili un tempo, ma soprattutto estremamente stimolanti ed estremamente formative. Non so, Claudio, se vuoi aggiungere qualcosa a questo che ho detto. Sì, diciamo che io riscontro che nei nuovi libro game ci sia molta attenzione a creare degli ostacoli, quindi degli enigmi da risolvere, che si basano sia sulla logica, come hai detto, sia sulla conoscenza dell'argomento. Uno, Ella Sirus è uno di questi titoli, quindi cui sei autore, mentre in quelli del passato spesso e volentieri c'era la soluzione del lancio di dado, che ancora oggi si usa, però era proprio il lancio fortunato, vai da una parte e superi l'ostacolo. Il lancio sfortunato non riesce a superare, quindi era solo ed esclusivamente, diciamo, gioco. Però anche all'epoca, attraverso il libro game si poteva veicolare appunto una conoscenza, perché a differenza del libro dato a scuola, da leggere o da studiare, che il lettore, magari un po' svogliato, può leggere un po' così distrattamente. Nel libro game questo non è consentito, cioè il coinvolgimento del lettore è totale, cioè lui è il protagonista, quindi è difficile che possa leggere e giocare con uno stato, diciamo, di distrazione, lui deve proprio decidere, quindi ciò che apprendi si imprime di più, resta poi alla fine di più, secondo me. Perché Ecco, questo decide è. una persona. Sì, Anche per. assolutamente. Ma E quindi. infatti ci sono libro game che sono stati portati anche nelle scuole. Francesco è proprio autore di un libro che è stato anche utilizzato in alcuni licei di Roma, ad esempio, perché la sua serie che si chiama Ella Sirus, quella che ha pubblicato, perlomeno con me, parla di mitologia. Poi Francesco magari spiegherà meglio, ma prende spunto dalla mitologia reale, poi aggiungendo degli elementi di fantasia. E questo può essere un buon modo anche per proporre a dei ragazzi alcuni argomenti, quindi introdurre nella classe, nell'aula, insomma, un argomento che poi si affronterà in maniera più accademica, diciamo così. I ragazzi come hanno reagito? Perché immagino che magari non tutti conoscevano questo tipo di realtà. Come hanno reagito alla scoperta di questi tipi di libri e la possibilità di apprendere in un modo differente e soprattutto divertente anche?
Molto bene, perché il divertimento poi alla fine è al centro, cioè la base, infatti. ricordiamoci che questo è comunque un gioco, è divertente per tutti in realtà, sia per chi lo scrive e lo concepisce, anche se c'è poi la fatica del produrlo, per me che lo devo testare, vedere, sistemare, poi andare a lavorare, pubblicare, e ovviamente poi è divertente anche per il lettore. Lo scopo poi di tutto è quello, giocare, divertirsi. Prima dicevate da soli o in compagnia, certamente questi si possono giocare, sono libri game che si possono giocare anche con la classe intera, quindi volendo, condividendo delle scelte, è possibile coinvolgere più ragazzi, insomma ci sono tantissimi modi per divertire attraverso il libro game. Ecco, adesso Ecco, Francesco ecco, ecco. ci ha messo qualche immagine dei vostri libri game. Ma quindi entrando proprio nello specifico di come funziona un libro game, voi avete spiegato molto bene appunto che ci sono varie scelte da fare, ci sono da decidere se fare una cosa piuttosto che un'altra. Quindi all'interno di un libro game ci sono innumerevoli storie. E immagino anche dei finali diversi. Sì, questa è una caratteristica che varia da prodotto a prodotto, nel senso che poi ci sono degli stili, adesso senza entrare troppo nel particolare, perché sennò facciamo poi una filippica che magari è anche un po' troppo tecnica e non tanto interessante. Però esistono diversi stili che si sono sviluppati negli anni di creare libro game, quindi a seconda di quale stile l'autore predilige, ci possono essere libro game più su un binario preciso, quindi alla fine la storia varia, ma non tantissimo. Magari variano alcuni eventi, variano gli oggetti che puoi trovare, variano le persone che puoi incontrare, ma alla fine la direttrice principale resta più o meno la stessa. Esistono invece libri che sono completamente aperti e quindi si possono esplorare liberamente andando da una parte o dall'altra e di fatto avviando filoni di storia, di trama, di vicenda, di avventura diversi e completamente divergenti. Una serie che è considerata un po' l'emblema di questo tipo di approccio, che è free roaming viene definito, è proprio Terre Leggendarie, che è pubblicata da Librarsi. È una collana in cui di fatto c'è una blanda storia principale che dopo 3 volumi poi si va anche a perdere, e di fatto il lettore deve girare per questo enorme mondo fantasy che è stato ideato dagli autori, esplorarlo tutto, imbattendosi in tutta una serie di personaggi, di mostri, di situazioni, di enigmi che lo portano fondamentalmente a formare se stesso, quindi a diventare sempre più definito come personaggio. All'inizio tu, quando parti, sei un personaggio X, non si sa bene, parti da un'isola, non si sa bene come ci sei capitato, chi sei, e addirittura all'inizio non si sa neanche bene qual è la tua caratteristica principale, le tue particolarità. Poi man mano che avanti ti formi, diventi sempre più forte, sempre più ricco, e puoi decidere liberamente che tipo di carriera intraprendere, se vuoi fare il classico eroe che va a ripulire i labirinti, sconfiggendo i mostri e trovando i tesori, oppure se puoi diventare addirittura un mercante panciuto che gestisce delle rotte commerciali e la spada non la vede più neanche col binocolo, come si suol dire. Quindi da questo punto di vista è come dicevi tu, ci sono veramente tantissime evoluzioni e tantissime dinamiche che possono in qualche maniera interessare il pubblico più svariato. Posso fare una domanda, Elios? Vai, vai, vai. Anche questa, tutte e due, uno perché lo pensa e l'altro perché poi lo deve, come dire, distribuire. Qual è il pubblico? Chi è il pubblico del libro game? Noi come bibliotecari un'idea ce l'abbiamo fatta, però quando pensi, Francesco, al tuo pubblico, o al libro che deve arrivare a un determinato pubblico, a chi pensi? E così, Claudio, come proponi e come arrivi al pubblico che ti sei un po' messo in testa per la promozione dei libri game? Inizio io, Claudio, vai tu. Inizia pure. Allora, io sono uno scrittore abbastanza caotico nel mio modo di procedere. Ho, diciamo, degli amici che scrivono, che si fanno tutto uno schema precisissimo, lavorano magari un mese prima di iniziare a scrivere perché devono avere la mappa perfetta di quello che andranno a realizzare. Io invece mi faccio un vaghissimo schema dell'idea che ho in testa. Generalmente le idee mi vengono tipo alle 2 di notte, cose così, mi viene, ah, ma questa sarebbe interessante come idea. E mi faccio un vaghissimo schema di quello che mi viene,
per non dimenticarmene, poi c'è anche questo problema che passa nei giorni e non si dimentica. E poi comincio a scrivere su questo scheletro molto abbozzato, e man mano che scrivo mi vengono altre idee, e quindi aggiungo pezzi che non avevo minimamente preventivato all'inizio. Questo cosa mi porta? Mi porta spesso e volentieri a declinare verso situazioni magari grottesche, ironiche, a volte anche una punta di erotismo, che infatti Claudio mi tende sempre a cercare di ricondurmi all'ovile, perché questo per dire che magari il pubblico che io mi immagino è un pubblico che ha più o meno la mia età, no? Quindi una quarantina d'anni, o fra i 30 e i 40, così, e che può apprezzare sia magari certi tipi di rimandi che io faccio alla letteratura interattiva classica, e sia delle tematiche che possono essere di vario genere. Detto questo, poi alla fine, a seconda della tipologia di prodotto che tieni in mente, un po' ti adatti. Io, fra le varie cose, ho scritto anche un libro per un target molto più basso, cioè ragazzi di quinta elementare, prima media, e lì ovviamente ho adottato tutt'altro approccio. Quindi diciamo che la mia risposta è che il pubblico può essere veramente di qualsiasi tipo. Noi siamo partiti, e Claudio lo potrà confermare, da un pubblico di nostalgici che ci ha sorretto nelle nostre prime produzioni, ma anno dopo anno, poi è arrivato il Covid e ci ha un pochino frenato, però anno dopo anno abbiamo visto che questo pubblico si allargava sempre di più, e alle fiere noi stavamo allo stand di Librarsi e venivano ragazzi di 20 anni appena compiuti che leggevano Libro Game e ci venivano a chiedere: ma che è un Libro Game? Io non so cosa sia, sembra bellissimo. Noi raccontavamo cos'era un Libro Game e questi ragazzi se ne compravano tre dopo che avevano parlato con noi, per dire. E poi magari ci scrivevano. C'è stata una ragazza che, per esempio, è andata l'anno scorso in vacanza in Grecia, si è portata Autolico dietro e si è fatta una foto sulle rovine greche con Autolico e l'ha mandata a Claudio, a una ventina d'anni, questa ragazza, perché dice: mi sto leggendo Autolico mentre giro la Grecia, è una cosa eccezionale. Quindi si è ampliato molto il pubblico e si è ampliata anche la fascia di età di riferimento, cioè ci ha fatto molto piacere, perché significa che non solo il mezzo è ancora attuale, ma che abbiamo qualcosa da dire noi a persone di varietà. Elios, sicuramente Autolico è il suo prossimo libro, perché lui è un altro appassionato di Grecia moderna e antica. E perciò, Elios, Vero, l'estate sai è vero. che è un po'. Il libro per quest'estate ce l'ho, finalmente l'ho deciso. E ascolta, l'albergo. Claudio, un attimo la risposta. Lo so, Sì. abbiamo da 3 minuti e poi siamo un po' fuori, però oggi ci può stare che Oggi sforiamo un po', Elios, sfogliamo. Allora, perché è troppo bello. sarò veloce. Allora, io ho visto in questi anni all'incirca, vi direi, quattro categorie di pubblico, chiamiamole così, macro categorie. La prima è, come ha detto Francesco, quella dei nostalgici, quindi i nostri coetanei che leggevano i libri game e negli anni Ottanta e che seguono ancora la scena tutt'oggi. Poi ci sono i nuovi giocatori, quindi ragazzi che magari hanno 20 anni, arrivano magari dal gioco di ruolo, arrivano dal gioco da tavolo e si avvicinano anche al libro game che non avevano mai visto perché magari nati e cresciuti quando il libro game era inesistente. E poi ci sono altre due categorie, che sono i bambini che si affascinano, cioè parliamo di giovani lettori, potrebbero avere 10, 12, 13 anni, che si avvicinano a questi libri stranissimi dove trovano dentro mappe, immagini, schede da compilare, scelte, bivi, e i genitori che magari non sono cresciuti nell'epoca dei vecchi libri game, ma che non li conoscevano. Quindi a seconda del nostro del cliente che abbiamo di fronte, del pubblico che abbiamo di fronte, dobbiamo chiaramente proporre un prodotto piuttosto che un altro. Io vi ho mandato un paio di libri come esempio. Uno è Le fatiche d'Autolico di Francesco, che, come ha detto, si rivolge a un pubblico, diciamo, di ragazzi o adulti o nostalgici. L'altro invece è L'isola delle illusioni, che è proprio pensato come avventura introduttiva, un libricino molto sottile per, ad esempio, nuovi giocatori. Può essere un acquisto per una lettura per un genitore che vuole avvicinare il figlio, magari piccolo, tra i 10 e i 12 anni, al libro game, facendo avventure molto basiche, molto brevi, quindi dove non c'è da scervellarsi troppo, diciamo così, non è un rompicapo, ecco, per intenderci. Ecco, forse Quindi, Francesco, eccola qua, ecco. la copertina
del libro che hai appena accennato. Tra l'altro, questa è una breve avventura che è uscita proprio su una rivista scolastica inglese negli anni fine anni 80, inizio anni 90, scritta da Dave Morris. Dave Morris, che è autore di quella serie che citava prima Francesco, Terre Leggendarie, quella che è free roaming, quindi che dà la possibilità di girarsi tranquillamente questo mondo immenso, che tra l'altro sarà spalmato, cioè su 12 libri, perché nel Terre Leggendarie la particolarità è che ogni libro rappresenta sostanzialmente un'area geografica di questo universo, quindi avere più libri permette di esplorare più zone del continente. È lo stesso autore che, mente geniale, ha creato tantissimi libri game, ciascuno con delle caratteristiche diverse, rivolto a un pubblico chiaramente diverso. Ok, grazie, grazie Claudio. Io avevo l'altro giorno quando, intanto Francesco, una cosa, il bello della diretta, magari come prossima slide se riesci a mandare un registro di avventura che così entriamo un po' nello specifico di come funziona. Volevo dire appunto che Claudio, l'altro giorno quando ci siamo sentiti, ti ho chiamato per organizzare questa cosa, abbiamo parlato un po' anche del fatto che in biblioteca da oramai un po' di anni ci sono anche dei giochi e alcune cose a giochi in scatola. E il bello, che poi è una riflessione, che come per un gioco in scatola, io comunque ho bisogno di una preparazione, apro il gioco, devo leggere il regolamento, devo magari scegliermi la pedina o scegliermi il personaggio, un qualche cosa di simile si può ritrovare anche in un libro game, perché da quello che mi dicevi, Assolutamente. anche qua parliamo di un regolamento, della costruzione di un tuo personaggio, questo ci ha detto già È qualcosa così. di È Francesco, così. puoi crearti il supereroe piuttosto che il mercante pancione. Esatto, anche qui c'è l'imbarazzo della scelta, nel senso che nel panorama immenso dei libro game ci sono libro game con regolamenti più articolati e libri game che magari hanno regolamenti molto semplici e sono più focalizzati, ad esempio, sulla parte narrativa. Però in generale c'è sempre all'interno di un libro game un regolamento da leggere, a cui dare un'occhiata all'inizio, nella fase iniziale della lettura. E seguirà di solito la creazione del proprio personaggio, quindi il registro d'avventura, che attenzione, bisognerà aggiornare costantemente durante il gioco, perché mano a mano che si fanno le scelte, prima Francesca ha fatto l'esempio proprio semplice per far capire, bevo il bicchiere di vino o bevo il bicchiere d'acqua, chiaramente poi l'ambientazione, può essere fantasy, mitologico o di qualsiasi genere, ci pone di fronte a scelte molto più complicate e ad esempio potremmo acquistare oggetti, quindi dovremo continuamente aggiornare i nostri soldi, piuttosto che ci pone magari di fronte a dei combattimenti, quindi potremmo subire delle ferite durante un combattimento con avversari, quindi dovremmo tenere aggiornato i nostri punti vita, il vigore, le nostre capacità di movimento, quindi in questo caso si vede ad esempio l'agilità, nonché lo scorrere del tempo. Ogni libro game ha le sue regole. Tra l'altro, un altro elemento che c'è spesso e volentieri nei libri game è la mappa. Io vi ho mandato la mappa di Hellas Heroes 1, quindi Le Fatiche di Autolico, che in qualche modo è un po' free roaming, non inteso come terre leggendarie, però dà la possibilità al lettore di scegliere in che ordine fare sostanzialmente le prove che si troverà a dover affrontare, diciamo, nei panni di Autolico. Avete anche questa immagine per far vedere, insomma, che il lettore potrà seguire anche i suoi spostamenti durante la lettura e durante il gioco. Vediamo che forse, eccola qua, quello Perfetto, proprio questo intendevo. di cui ci parlavi. Io un aspetto che si collega un po' a tutto quello che avete detto fino adesso, su cui porrei particolare attenzione, che è un po' uno degli obiettivi del gruppo gaming, della biblioteca, è quello di far socializzare un po' i ragazzi che decidono di entrare in biblioteca e conoscere questa realtà. Una cosa che mi è piaciuta molto di quello che avevate detto prima, di quando ci eravamo sentiti noi, che è una cosa, il libro game che non è per forza da fare da solo, ci sono proprio dei libri game impostati per giocare in più persone, quindi un aspetto socializzante molto, molto importante. È vero. Premetto una cosa, i libri game in generale, tutti possono essere giocati anche
in compagnia. Poi ci sono alcuni che sono studiati, concepiti proprio per un gioco di squadra. Però, ad esempio, un libro come Autolico, io l'ho giocato proprio la primissima volta con la mia compagna. Cosa si fa? Noi chiaramente siamo un personaggio solo, però decidiamo insieme che cosa fare. Quindi poi le sorti del personaggio dipendono dalle scelte di entrambi. Ma questo avviene anche regolarmente con i gruppi di amici. Poi ci sono chiaramente libri game che sono proprio concepiti così. Uno, forse il più conosciuto, quello storico, quello diciamo per antonomasia, multiplayer, multigiocatore, si intitola Bloodsword, che è sempre di Dave Morris. Bloodsword che dovreste avere tra l'altro anche in biblioteca. Il primo volume si intitola Il labirinto di Krart ed è proprio studiato per avere esattamente quello. È lui, ed è studiato proprio per poter essere giocato in gruppo. Diciamo che quel libro game si pone a metà strada fra il libro game classico, quindi che nasce per il gioco in solitario, anche se poi, come ho spiegato, si può tranquillamente giocare in gruppo, e quello che è il gioco di ruolo. Quindi sostanzialmente il libro dirà al gruppo di ragazzi che giocano, quindi ai quattro eroi, si può giocare fino a quattro personaggi. Che cosa fare e che cosa accade, ovviamente, a seconda delle scelte che faranno. C'è anche la possibilità di fare dei combattimenti utilizzando la strategia, cioè ci sono all'interno delle mappe tattiche raffigurate delle mappe con dei quadretti, delle caselle. Su ogni casella sarà posizionato un personaggio e queste raffigurano gli ambienti in cui ci si trova. Quindi, giocassimo ad esempio noi quattro, anche a distanza, come in questo periodo tanti stanno facendo, potremmo ognuno di noi usare un personaggio diverso e vivere l'avventura insieme. Alcuni paragrafi li provate a leggere solo uno di noi, perché saranno riservati a una certa classe, altri invece saranno per l'intera squadra. Ci rimangono veramente pochi minuti, Elios. Volevo solo fare un po' l'ultimo giro dei nostri ospiti graditissimi, e lo dico e vi ringrazio innanzitutto perché Francesco, tu metti la testa e ci ridoni, ridai esperienze personalmente che vivevo negli anni Ottanta. Perciò questa cosa qua è carina. E a te, Claudio, che investi e ti impegni per poterli rendere i nostri questi libri, perciò di questo vi ringrazio. Volevo chiedervi di chiudere con una battuta un po' promozionale il perché leggere un libro game. Francesco, un tuo libro game e Claudio, un libro game. Ma secondo me, nei videogame in generale, con pochi soldi puoi comprarti qualcosa che ti fa leggere, ti fa giocare, ti fa divertire, ti insegna, la puoi rileggere anche 10 volte. Se ti piacciono i dadi li puoi usare, se non ti piacciono no. Insomma, è veramente difficile trovare qualcosa di altrettanto versatile, pensando a qualsiasi altro tipo di intrattenimento ci venga in mente. Quindi, e oltretutto anche così economico, perché alla fine un libro game veramente lo paghi poco e ci puoi andare avanti giorni e giorni. Ce ne sono certi che per venirne a capo ci metti veramente 15 giorni giocando e rigiocando. Il mio in particolare non lo so perché, nel senso che io scrivo quello che mi piace, mi diverto quando scrivo, vengono fuori delle storie che mediamente, insomma, vedo che vengono apprezzate. Quindi spero che se, insomma, se piacciono a tante persone, cioè, per esempio Autolico, a livello di dati di vendita, ci ha dato questo riscontro perché è andato oltre ogni più rosea aspettativa, soprattutto il primo volume. Quindi ritengo che forse è divertente. Quindi sì, comprate i miei libri se vi va e magari insomma vi divertite. Ecco. E poi la cosa che mi piace dire sempre è che io insomma cerco sempre di essere a disposizione dei miei lettori, cioè se mi scrivono tramite social oppure tramite portale. Io rispondo, cerco di chiarire dei dubbi se ci sono e via dicendo, ed è una cosa che mi piace molto fare, questo dialogo fra autore e lettore, da cui io poi imparo tantissimo, perché spesso e volentieri mi rendo conto che ho commesso, diciamo, ho dato per scontato delle cose che in realtà non erano scontate per niente, quindi i lettori mi insegnano. Grazie Francesco. Assolutamente, confermo che Francesco è bravissimo, non lo dico da editore, lo dico da lettore, lui ha scritto per
Oggi possiamo dirlo per vari editori e i suoi libri sono veramente considerati tra i migliori, quindi se scegliete uno dei suoi andate sul sicuro davvero. Aggiungo una cosa, oggi sui gruppi Facebook, quindi sui social, ci sono diversi gruppi che raccolgono tanti appassionati, quindi delle community. Io e Francesco in qualche modo gestiamo una di queste, si chiama Libro Game Italia, quindi l'invito innanzitutto è quello magari di collegarsi a questo gruppo per conoscere quelli che sono i titoli che ci sono in questo momento, quelli che sono i più belli, i più gettonati, e poi avvicinarsi, magari anche con qualche consiglio di altri utenti al proprio primo libro gioco, libro game. Oh, grazie, Bene. intanto vi ringraziamo ancora di aver partecipato. Come al solito, in ogni intervista, Francesco, noi ci eravamo preparati delle domande e poi ne abbiamo fatte assolutamente altre, però secondo me l'intervista è stata davvero interessante, abbiamo scoperto cose nuove e soprattutto il bello è scoprire cose diverse Ma poi per noi. accendono la curiosità in noi e sicuramente anche in quelli che ascolteranno Bibbia Boom. Come al solito, come succede in tutte le puntate, un po' di promozione anche per la biblioteca. Abbiamo appena acquistato nuovi, ancora profumano di nuovo, dei libri game che da oggi si possono anche prenotare sul sito della biblioteca. Solito percorso, si va nel catalogo di WebOpac, CSBNO e si scelgono i libri game che abbiamo inserito a catalogo. Grazie Claudio, grazie Francesco. Noi speriamo di avervi ancora ospiti a Biblioboom, perché ci piace raccontare la biblioteca partendo da chi realizza il primo attore principale di una biblioteca, perciò il libro. Perciò vi ringraziamo, grazie all'autore Francesco e grazie a Claudio, che oggi hanno aderito a questo momento. Secondo me bellissimo e vi invitiamo quando, se avete voglia oppure se vi come dire, se abbiamo, noi abbiamo sempre piacere di avervi qua ospiti nella nostra puntata, nella nostra trasmissione. Grazie a voi, contate Assolutamente. su di me. Grazie, Grazie grazie Claudio, grazie Francesco. mille. Vi manderò una foto dalla Grecia. Allora, dobbiamo salutare. Beh, stiamo pensando ad uno speciale estate, però oggi dovrebbe essere la fine e poi ci si aggiorna a settembre. Ma tenete le orecchie aperte, amici, ascolt video podcaster, li possiamo chiamare così, com'era l'ultima volta che ci siamo. Vado. Perché può darsi che prima della fine di giugno arriviamo ancora con una meravigliosa ultima puntata. Ci stiamo lavorando, speriamo di riuscirci, altrimenti, appunto, come ha detto Francesco, non vi libererete così facilmente di noi, ma vi toccherà rivedere i nostri bei faccioni anche a settembre. Francesco, quindi se questa dovesse essere l'ultima puntata, io ti ringrazio, ti abbraccio. Buone vacanze! Buone vacanze a tutti quelli che ci ascoltano Torniamo a settembre! e ci vediamo a settembre. Niente, stammi bene, QG. Ciao, QG! Ciao, 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 ciao. Grazie.